Una moneta sociale chiamata grano che possa prendere il posto dell'euro negli scambi commerciali è una proposta che ha destato non poche perplessità e per portarla avanti ex imprenditori e operai hanno anche cominciato lo sciopero della fame. Ce ne parla Loredana Caciccia. Siamo all'ottavo giorno di sciopero della fame perché vogliamo regalare al Parlamento siciliano un'iniziativa, un progetto che può innescare un processo di crescita e di sviluppo sostenibile in Sicilia e dare la massima occupazione, avviando al lavoro 250.000 disoccupati e riconoscere alle famiglie in difficoltà in stato di povertà assoluta, che sono circa 200.000 in Sicilia, quindi parliamo del 10% della popolazione totale, un reddito sociale di 10.000 euro l'anno. Giuseppe Pizzino a Brolo aveva una fabbrica di camicie che per la crisi ha chiuso i battenti 3 anni fa, lasciando per strada centinaia di lavoratori. Continuerà lo sciopero della fame fino a quando l'Arse non metterà ai voti il DDL di iniziativa popolare per l'istituzione della moneta grano. Si complementa all'euro, non è alternativo all'euro, quindi è una moneta sociale d'emergenza complementare all'euro. Si aggiunge e non toglie, aggiunge sangue in un corpo dissanguato. Ex imprenditori e operai che hanno perso il lavoro hanno costituito l'Associazione di Promozione Sociale Progetto Sicilia, che promuove il DDL regionale 730 già presentato dal PD e appoggiato dall'MPA. Si muove qualcosa, si incomincia a muovere qualcosa. Il corso